se il colore che usiamo è un grigio bluastro, dà più l'effetto di una cosa lontana, no? Di Di profondità. profondità. Se io invece a questa miscela, no, in cui ho usato ocra, lavanda, blu oltremare, li metto più ocra, vedete, la scaldo di più e questo è, come dire, più luminosa, nel senso, la variazione è che qui si avvicina di più al grigio bluastro, qui si avvicina di più all'ocra, quindi hanno la stessa luminosità, non è che questo è più scuro di questo. Questo, essendoci più giallo, dà un senso più di luce e viene più avanti. Questo, avendo più blu, va più indietro. Invece la differenza tra questo e questo, dove c'è più blu, è che è semplicemente più scuro, no? Se io volessi creare un neutro scuro, no? Con l'ocra non ce la faccio perché è troppo chiaro. Se io volessi un neutro scuro, quello che devo fare, volendo, è prendere il blu oltremare. Metto qua. Andrò per esempio al Terra di Siena bruciata, che non è scurissimo. Metto Terra di Siena bruciata. E vedete qui con più terra. Vedete che già vi fa un neutro, no? Se li metto più blu, è sempre un neutro. Allora, qui ho Seppia non mescolato metto. due colori, un freddo e un caldo. Da questo è un colore che si chiama, lui si chiama tinta neutra, no? Che, come voi vedete, può assomigliare anche a un grigio di Payne, no? Alcune marche, perché è un grigio abbastanza freddo, no? La stessa cosa io potrei giocare con questo, se io a questo, no? Mettiamo qua, mettiamo l'ocra. Questa è la miscela tra ocra e tinta neutra. Allora, vedete che con la pennellata io vado a rompere la forma, già rompo la forma del cerchio, che è un verde molto scuro, quello che si chiama shadow green, di un po' di rosso che avevo lì, no? Vedete che lì succede la stessa cosa che io vi dicevo prima, no? Ogni qualvolta che mescolate un verde a un rosso si crea un neutro.
Allora, vedete quando si è, non l'ho fatto prima quando l'ho messo, l'ho fatto ora, eh.